שלום לכם קליברי, עוד ימי ששם, סטודי מסכת עירובין, דף ל"ז. אורן הציע מודעה, אוטו רגידה סופרה. וסבר רבי יוסי, אין ברירה. Per risolvere brevemente, abbiamo parlato di un caso che qualcuno ha prelevato Trumam Masrot di un vaso di vino. Siccome non aveva utensili dove versare ciò che voleva prelevare, secondo la Meir lui può dire quello che bisogna dire e può berlo. Perché secondo me Yeshbera vuol dire che si stabilisce che ciò che lui preleverà più tardi dopo, questa è la parte che è già stata determinata, che queste sono le parti che verranno prelevate. Cioè anticipatamente è come se fosse deciso anticipatamente quello che viene, quello che verrà, sarà prelevato. E invece Rabbi Yehuda Roisi e Rav Shimon non sono d'accordo, però abbiamo visto che invece Ula dice che Rabbi Yehuda è la stessa opinione come Rabbi Meir, che questa è la discussione per dimostrare se Rabbi Yehuda è dell'opinione che Yeshbera o Embera. Adesso la Gemara discute che, siccome qui Rabbi Yossi è tra coloro che non sono d'accordo, che non si può prelevare così e bere senza prelevare, perciò chiede la Gemara: Vesava Rabbi Yossi embrerà, vuoi forse dire che Rabbi Yossi è dell'opinione che embrerà? Vatnan, abbiamo invece studiato Rabbi Yossi Omer, Shtei Nashim Shelakhu Et Kineen Be'eruv, O she natnu kinehen le kohen. Se due donne che devono portare due sacrifici di uccelli, Chatat Ve'olah, come per esempio Yoledet o Zava, ogni donna ha portato due uccelli. Adesso dice Rabbi Yossi che il Kohen può sacrificare, diciamo, una donna ha portato due uccelli. E allora lui prende questi due uccelli e li fa per le due donne, diciamo due olot, e poi prende gli altri due uccelli che ha portato l'altra donna e li fa due chatat. Adesso la Gemara capisce che allora bisogna dire che se fa così vuol dire che Yeshbera, cioè vuol dire che uno di questi due uccelli che ha fatto per primo, diciamo due olot, uno di questi due olot deve essere per forza per una di queste donne. E una di queste due chattà deve sempre forza per una di queste due donne. Perciò la Gemara capisce che bisogna dire che in questo caso bisogna dire per forza il concetto di Brerà, perché il Cohen ha preso questi due uccelli, li ha fatti ambedue, due lot per le due donne, benché la donna ha portato questi due uccelli. Veramente questo non è il chat, questa non è la spiegazione. Gemara subito spiegherà che questa è una spiegazione errata. E c'è da capire che non si può cambiare tra Chatat e Olà, perché Olà è fatta la parte superiore dell'altare e Chatat è il sangue spremuto nella parte inferiore dell'altare. Perciò non si possono mischiare, uno viene separato e l'altro non viene separato. Comunque, e c'è anche un altro concetto importante da sapere, che il Kohen fa ogni Korban con il nome corretto, e deve essere il nome corretto e anche a nome della persona, del padrone corretto, che sennò il Korban è squalificato. Cioè, se Chatat è squalificato completamente, se non è Chatat, allora non è squalificato, però non è valido per quel padrone. E perciò, Amar Rava, spiega Rava, non ho terminato di leggere, bene, ricominciamo da capo. Shtei
שתי נשים שלקחו את קניהן בעירוב, או שנתנו קניהן לכהן, או כהנו דתו, או כקבוצות של סמסטטי מסקיאטי, או כאוניונה דתו, קבוצות שלי על כהן, אפינקה לוי דטרמיני, quale קורבן שרה, quale uccello. Perciò, se נתנו קניהן לכהן, שאיזה שירצה בהן יקריב, עולה על איזה שירצה יקריב חטאת, אמר רבא, הטעם כשייתנו. Spiega Rava che questo si tratta quando hanno fatto una condizione che così si sono messi d'accordo, che le donne tra di loro si sono messe d'accordo quale uccello, quale eccetera. E Achi mai le membra. Allora chiede Gemara, cosa vuol dire con questo? Se è così, se come spiega Rashi, che tutto dipende dal Kohen, allora cosa vuoi dimostrare con questo comprerà? Non hai dimostrato nulla. Kamashmalan che Rav Chisda, perciò bisogna dire che come la legge è come Rav Chisda, di Amar Rav Chisda, che l'alaha è che ena kinin mit parshot, voltiamo il daf, ela o bel kichat be'alim o be'asiat kohen. Un korban normale, come ad esempio un animale, per esempio, che una persona vuole portare, vuole santificare un animale per sacrificio, deve dire, deve pronunciare le parole con la bocca: questo animale arei ze chatat, o arei ze ola, o arei ze shlamim, secondo il caso, arei ze asham. Ma in questo caso l'uccello, il din è diverso invece, perché la santificazione avviene quando, o quando il padrone che vuole portare questi uccelli li acquista, in quel momento quando dell'acquisto, allora può determinare quale uccello è per quale sacrificio. Perciò quello che dice quello era ibele kechat balim, le kechat si intende l'acquisto, quando il padrone acquista, ibio siat kohen, oppure quando il kohen fa il sacrificio. Perché se la persona vuole terminare il corban, quale corban è, dopo che ha già acquistato i due uccelli, non hanno combinato nulla. È solo il momento dell'acquisto, oppure quando il Kohen fa il sacrificio. E questo si impara dal versetto, come potete guardare in Rashi, che dice che En Hashem Chalalem viachol Kohen lishanotan, cioè im le kachum stam, se hanno comprato così senza determinare quale uccello quale, e dopo di ciò hanno determinato quale uccello è per quale sacrificio, non ha concluso niente, non ha combinato niente. Yachola Kohen Shanota, il Kohen può cambiarlo. Ukrad Dresh Chisda Besed Yomav, questo lo impara da versetti che ci scrivono nella Torah. Velakha shtei torim o shnei bnei yonah, siccome c'è scritto nella Torah velakha, da ciò si impara che questo succede quando lei acquista gli uccelli, e c'è scritto un altro versetto, uchtiv gabe kohen, che quando il kohen fa il sacrificio dice la Torah ve'asa kohen et echad chadav echad olah, siccome c'è scritto ve'asa, che farà, vuol dire il momento del sacrificio, allora il kohen può determinare quale uccello è e per quale tipo di korban. Perciò non dipende di come la Gemara ha capito inizialmente, che si tratta di se entra qui questo principio di Brera oppure no, non c'è nulla a vedere con Brera. Perciò questa dimostrazione è scartata. Chi la Gemara vacati stava rabbiosi in Brera, vuoi ancora dire che Rabbi Yossi era opinione che embrerà, siccome dal caso del vino del Samaritano? Batania, abbiamo studiato invece una braità che dice Amar shamar le chaver, kachli aguda achat, sheliere ogluska achat. Se un amarez, uno che non è rigoroso nell'osservanza della mitzvah di Trumot Masrot, e ha detto a un chaver, un saggio, comunque qualcuno che è
scrupoloso in questa osservanza. E gli ha detto: se te vai al mercato, fammi un piacere, vai, comportami, acquista per me, comprami un mazzo di un certo tipo di verdure, oppure un pane, una pagnotta. Allora, in questo caso dice la Bretta, e non sarei classer, di vrei rabbiosi. Rabbiosi dice che non deve prelevare Truma Masot. La Chaim Omrim, sarei classer, invece Chaim dicono che sì. In cosa consiste la disputa? E la disputa è riguardo a... La questione è se quando il Haver, lui acquista le cose, e acquista per sé e acquista per la Maretz. Questione è, lui acquista le stesse cose. Adesso questione è se quando lui ha acquistato, se diciamo che ciò che lui ha acquistato è per tutti e due assieme, per sé e per la Maretz, è tutto mischiato senza nessun conto, oppure diciamo che quando il Haver ha acquistato per la Maretz è separato, non c'entra uno con l'altro. Perciò adesso che quando lui ritorna e consegna queste cose alla Maretz e si considera che come se l'avesse venduto. L'ha acquistato per sé tutto e adesso lo vende alla Maretz. Se questo è il caso, allora c'è una regola che abbiamo già studiato questo, che en haver mozzi davar shelo mitukam mitachat yado. Quando un haver e mozzi mitachat yado vuol dire che quando esce dalle sue mani vuol dire che esce dalla sua proprietà, che esce dal suo dominio e lo consegna con una persona. Perciò lui è una certa, porta su sé una certa responsabilità per garantire che non causi a un'altra persona di compiere un peccato, di trasgredire. Per esempio, in questo caso è il Trumot Masrot. Allora, lui, secondo Chachamim, lui è obbligato di prelevare quello che bisogna fare. Mentre invece, secondo Rabbiosi, capisce la Gemara qui, che Yeshbera, che si può dire che benché lui ha acquistato tutto assieme, senza definire quale parte per sé e quale per la Maretz, però quando lui dà la parte della Maretz alla Maretz, allora già è stato come se fosse stato prestabilito che quella parte va alla Maretz, e però, e siccome si dice Yesh Brera, tutto mischiato assieme, e dopo è diviso, vuol dire che quello che si intende dire è che quando lui ha acquistato per sé per la Maretz, quando lui ha acquistato, si intende dire, diciamo Yesh Brera vuol dire che nel primo momento già è determinato che quella parte è per la Maretz, che non appartiene al Haver affatto. Questa è la maniera che bisogna capire chiaramente. Perciò il Haver non ha nulla a che vedere con questo, che lui è solo come una specie di shaliach, come un mandato per andare a acquistare per la Maretz, ma lui veramente non ha compiuto nulla, perciò non ha l'obbligo di separare, di prelevare il Trumot Hanasot. Adesso allora vediamo che Rabbiosi è l'opinione che bisogna dire che Yesh Berara, e nel caso del vino del Samaritano, del caso precedente, che abbiamo detto che Rabbiosi è tra coloro di Tanaim, che dice che non si può bere, perché non si, è l'opinione che la Gemara ha capito, la ragione per la quale Rabbiosi ha detto che non si può, è perché non si può dire Yesh Berara. O l'opinione che non è che embrera, allora c'è una contraddizione. Perciò, dice Agmara, ipuch, inverti le due opinioni, e adesso di che al contrario, che Rabbiosi è l'opinione che embrera, e ciò combacia con ciò che abbiamo studiato il caso del vino samaritano. E Chachamim dicono che Yesh Berah, allora non c'è contraddizione. Adesso come ora portare un altro caso, vediamo adesso un'altra dimostrazione. Tashma,
האומר, מעשר שיש לי בביתי, מחולל על סלע, שתעלה בידי מן הכיס. אונו כדיצ'ה, וכוזי. ריגוארדו כוסיפו סיפר לה די, פרזמפיו די מעשר שני. מעשר שני, sappiamo che bisogna mangiare per forza Gerusalemme e la maggior parte del popolo vivono anni fuori di Gerusalemme, perché Gerusalemme non era una città nella quale coltivavano e raccoglievano i prodotti. E uno deve andare a Gerusalemme 3 volte all'anno per Shlosh Regalim e portava con sé il Maser Sheni da consumare lì. Adesso lui c'ha Maser Sheni in casa e lui adesso vuole redimere, perché la Torah dice chiaramente che se uno non può portare, non può portare questo prodotto per diverse ragioni, o perché i prodotti sono deperibili, perché dura parecchio tempo finché lui andrà a Jerusalem, o perché la quantità è troppo grande che non ce la fa a portarla, o perché si può avariare durante il viaggio, o per diverse ragioni, qualsiasi ragione che lui ha, lui può redimere questo prodotto, si chiama le Halel, prendendo una moneta e redime in questa moneta il valore del prodotto per la moneta. Adesso lui dice, se lascia Talebi Adimin Akis, che lui, prima di tutto lui già dice adesso, ma se scesi beviti mechulal al sela shetalebi adimin akis, cioè il prodotto che io ho in casa è già redento da in una moneta che io tiro fuori dalla tasca, ma ancora non l'ha fatto, e siccome l'ha detto adesso già il pidion, scusi, il chilul, la redenzione già ha preso effetto in una moneta, ma ancora non sappiamo quale moneta. Perciò bisogna dire per forza che Yesh Berra, perché siccome questo prende, ha un valore, Rabbi Yossi dice Mechulal, che è già redento e ancora non ha preso la moneta in mano, vuol dire che bisogna dire per forza che Yesh Berra. E allora come si combacia questo con la nostra parità che abbiamo studiato riguardo Mishnah, non è Braita. Abbiamo detto che è una Tosefta, sì. Sì, Braita, non è Mishnah. Del vino del Samaritano, che Rabbi Yossi è dell'opinione che è Embrera. Invece qui dice che si capisce che Yesbrera. Perciò dice che Marai bisogna dire che per forza Ipuch. Inverti e di che questa non è l'opinione di Rabbiosi, bensì di Rabbanan, benché qui non è Rabbanan, non sono menzionati, però sono menzionati in un altro posto. Dice Gemara, em Rabbiosi omer lo chilel, e perciò viene a dire che secondo Rabbiosi l'opinione di Rabbiosi è che lo chilel non è valido. Adesso abbiamo visto due braitot, una riguardo a quello che la Maretz che ha detto al Haver che gli compri e un mazzo di verdure o una pagnotta, e abbiamo questo caso di questo maser. Chiede a Marao, ma è chasi da pach tarte mi kame chada ipu chada mi kame tarte, perché cambia la versione e dici e inverti e dici che queste due braitot, sia questo abbiamo detto adesso riguardo agli ere che cruscà della verdura o della pagnotta, e sia del caso delle Chilul Maaser Sheni, che inverti e dici che questa opinione non è rabbiosi, era banale, al contrario. E questo per risolvere il problema che abbiamo visto nella Tosefta dei Yain Nikuti, del vino del Samaritano, che lì rabbiosi l'opinione che non si dice Brera, perché non dice al contrario, cambia la versione di una, cambia la versione di qui del vino del Samaritano e lascia queste due braitot così intere senza cambiarle. Risponde Gemara, avadai
veramente una di queste due veramente è stata studiata, che sì, è stata già invertita. Devo dire che una di esse due è già stata invertita. Poi chiede, che tani seifa? Abbiamo studiato una seifa di una di queste braitot, che dice: un modello biossi be omer ma aser shesh li betoch beti yem khulal al sela chadasha shetale biadi min hakis. E questo è quasi esattamente uguale a ciò che la braita che abbiamo visto appena adesso. L'unica differenza è che dice qui sela chadasha, aggiunge la parola chadasha, una nuova moneta. E dobbiamo sapere che a quei tempi le monete erano differenti, non erano diverse da ciò che e siamo abituati noi oggi, perché a quei tempi le monete erano coniate usando dei metalli soavi, metalli abbastanza malleabili che non duravano assai a lungo come oggi, e perciò col tempo le monete si usavano e perdevano il valore, e perciò c'era tutto un mercato di persone che avevano proprio un affare di cambiare monete, e stimavano il valore di moneta secondo come era consumata. E oggi è diverso, perché oggi si aggiungono dei metalli duri che le monete durano quasi a sempre. La situazione oggi è tutta diversa. E comunque, e la verità lì dice che a sera chadasha si televi adivina kis, e perciò adesso dice la dice come la così che rabbiosi dice shechilel, che sì, il chilul è valido. Dice come la, se è così, mi cavara acha shechilel, se dici che il chilul è valido, ha preso è valido, sì. E Michlal, datam lo chilel. Bisogna dire che il primo caso abbiamo studiato, le 6 righe da sopra, dove di la Gemara porta, Haomer maser shiesh li beviti mechulal la sera shetel biyadi min hakis. In quel caso bisogna dire che lo mechulal, che il chilul non ha preso effetto e non è valido. E perciò adesso chiede Gemara, Haisela Chadasha Echidami, di cosa si tratta? Ide ika tarti tlat, se ci sono due o tre monete, ci sono alcune monete, questo intende dire qui, di Yeshbera, e perciò bisogna dire che Yeshbera, hai nukamaita, perciò bisogna dire che il caso è uguale, è lo stesso caso, per quale ragione è necessario dire e menzionare due braitot che dicono la stessa cosa? E la deleka è la Chada, perciò bisogna dire che si tratta di una moneta. Adesso, Rabotai, vi faccio una domanda. Abbiamo visto qui queste due braitot, che la Gemara ha detto che cambiamo la versione, e c'è questa terza braita che dice che effettuerà il chilul, il maaser sheni, della moneta nuova, che quando metterò la mano in tasca toglierò una moneta nuova. Adesso abbiamo visto che lì la Gemara ha detto che cambiamo la versione, diciamo che Rabbi Yossi dice che è l'Ochilel, invece qui dice che è Sechilel. Allora come funziona? Metto che ha cambiato la versione, e qui non dice che cambiamo la versione, e allora com'è? Semplice, la risposta è che se c'è una moneta sola non è necessario dire Chile e Brera, non dobbiamo aggiungere questo concetto di Brera, perché è l'unica moneta. Noi diciamo Brera, abbiamo bisogno di dire Brera solo quando ci sono alcune monete, ma siccome qui la Gemara ha aggiunto la conclusione che si tratta di una sola moneta, allora non è necessario dire. Perciò tutto va bene, perché già hanno cambiato, la Gemara ha cambiato la versione delle due Braitot. E questa braità qui è quello che dice Gmorà, Hai vada ipcha tanya, che abbiamo già studiato, che è già invertita, in senso che siccome si tratta di una moneta, allora non è necessario di aggiungere a questo concetto di brerà. Perciò
tutte e tre le Braithot trattano del caso che non è necessario che secondo la Biosi non bisogna aggiungere a Brera. E ciò si combacia alla Tosefta del vino del Samaritano. Scheda Gmara, ma tale, adesso se dici così, che nella Braita c'è scritto, c'è questa versione che dice, Selah Hadashah Shetaleh Biyadim Minakis. Shetaleh ha un significato che vuol dire che io sceglierò tra alcune monete, perché se non è allora non direbbe Shetaleh. Per quale ragione usa questa espressione? Vuol dire che ci sono sì diverse monete, non è come la Gemara ha voluto dire fino adesso che c'è solo una moneta, ci sono alcune monete. E risponde la Gemara, no, c'è solo una moneta. La ragione perché dice Tale, Aide Tanna, Resha, Tale, Tanna Seifa, anche Nami Tale. Siccome all'inizio la prima Braita, la Braita si è espressa in questa maniera e ha detto Tale, perciò nella Seifa, la parte finale, la Braita anche usa questa stessa espressione, benché veramente non avrebbe dovuto usare questa espressione. Amale Rava le Rav Nachman. Rava chiese a Rav Nachman, Man hai Tana da filo di Rabbanan let le Brera. Chi è il Tana che anche riguardo al caso di Rabbanan, un caso di Rabbanan riguardo a Eruv, come noi abbiamo studiato nella Mishnah precedente, che in un caso che un saggio che verrà da un lato all'altro lato, se vi ricordate, che è Eruv e Midrabanan. E adesso lui menziona una braità che tratta di Eruv e chiede a Rav Nachman chi è colui che ha insegnato questa braità che perfino in Rabbanan dice che non si studia questo concetto di Brera. Poiché abbiamo studiato Amale Hamisha, Areni Mareva Lese Mikem Shirze. Uno dice a cinque persone, io adesso faccio il Ruv, però non vi dico adesso per chi faccio il Ruv, io deciderò più tardi per chi faccio il Ruv. Perciò, Razziti Elech, e lo Razziti Loelech, adesso io posso dire a uno di voi, a te puoi andare e oltre 2000 mot e può andare altri 2000 mot per te sì, e se deciderò dirò che non puoi andare, deciderò io quello che voglio. Razzami bodio eruv eruv mishachashecha eni eruv eruv, però lo può fare solo se decide di farlo quando ancora giorno, ma se già a notte allora non può decidere. Vuol dire che, perché se avesse questo Tanà sarebbe stata l'opinione che si dice Brera, non avrebbe dovuto aggiungere questa halakha che dice che può decidere solo quando è giorno, prima che il Eruv entri in vigore. Se dice che c'è Yesh Brera, avrebbe potuto dirlo anche già quando è notte, ma siccome non dice così, vuol dire che l'opinione che non dice Yesh Brera, perciò è l'opinione che è Brera. Allora chi è questo Tanà? Ishtik ve lo amarlo ve lo mide. Ramlacha non rispose, non sapeva chi è. Velema lei tana de bei aio. E perché non dice che questa opinione è secondo aio, come ho studiato all'inizio della Gemara, che lui era l'opinione che, se vi ricordate, che ha detto che non si possono dire due casi, si può dire solo uno, però non due casi, che sono contraddittori. Risponde Gemara, Ulo Shamiele, lui non ha udito di questo studio che Rava ha detto riguardo a Aio. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dice invece che Tanai Shakalt mi alma, lui dice hai forse tolto tutti i Tanaim dal mondo, espressione c'è un Tanà che dice così, perché devi andare a cercare così lontano, poiché Tanà abbiamo studiato questo. Tania, Areni Marev Shabbatot Shekol HaShanah. Io adesso uno fa un Eruv, dice che fa un Eruv per tutto l'anno, non deve fare ogni Shabbat. Razziti Elech, lo Razziti lo Elech, e allora ogni Shabbat deciderò dove voglio andare, quale Eruv voglio usare.
Razzavi può dire come Ruvo e Ruvo. Se decide quando ancora giorno, allora il Ruvo è valido. Mishecha Shecha, Rav Shimon Omer, e Ruvo e Ruvo. Vechaim Omer, e Ruvo e Ruvo. C'è Machloket. Rav Shimon dice che sì, si può, può decidere quando è già buio quale Ruvo è valido. E secondo Rabbanan no. Perciò vediamo che Rav Shimon ha l'opinione che Yeshbera. E Rabbanan sono opinione che Embrera. Allora è questo che lui ha chiesto, Rav ha chiesto a Rav Nachman, qual è il Tanà, che è l'opinione che non si dice Esbererà. Questi sono Rabbanan, in questo caso, vediamo chiaramente. Però il problema è che Rav Shimon è tra i Tanaim del caso del vino del Samaritano, del Daf precedente, veramente non è Daf precedente, dell'Amud precedente. Che secondo Rav Shimon dice che non si può prelevare trumot senza prelevarle veramente, trumot masot, e bere di questo senza aver prelevato. Invece qui vediamo che Rav Shimon ha l'opinione che si dice sì, Yashbera. Ciò che chiede Rav Shimon, Rav Shimon dell'Etlebra, Kashi Rav Shimon, Rav Shimon. Allora c'è una contraddizione tra ciò che dice Rav Shimon. E la Ipoh, perciò inverti la Girsa e dice che invece di che Rav Shimon opinione che non si dice Brera e Rabbanan dicono sì, Yesh Brera, perciò so ciò e si armonizza con ciò che abbiamo studiato il caso del vino del Samaritano. Yagmara mai Kasha, Dilma chi letle Rav Shimon Brera vidoraita, avoi Rabbanan itle. Forse perché devi giungere a questa conclusione e dire che inverti. Ma chissà perché è difficile dire in vero, perché allora devi dire che hanno studiato male, che si, non si ricorda, allora tutte le Vratot possono essere, perché un Tanà, o diciamo una Morà meglio, che insegna una certa Mishnah Braita, e poi dici inverti, vuol dire non ti puoi fidare di lui, devi cominciare a invertire tutto, e allora diventa tutto Babel. E perciò è meglio giungere e trovare un'altra soluzione. Perciò la Gemara cerca di dire qui che bisogna distinguere tra un caso di Brera mi drabanà e mi drabanà nella mia Torah. Se mi nella Torah non si dice Yesh Brera, ma drabanà si può dire sì Brera. E allora questo spiegherebbe perché Rav Shimon qui, in questo caso dell'Eruv, Rav Shimon dice che uno può decidere che l'Eruv anche quando già è diventato notte. Rispondiamo a Xavara Biosi, manda itle berera lo shnabi doraita e lo shnabi doranan itle. Che bisogna essere costante. Uno che è dell'opinione che si dice berera lo dice in tutti i casi, sia mi doraita e sia mi doranan. E un manda letle berera lo shnabi doraita e lo shnabi doranan. Perciò, vedamana letle. Se uno la pensa che. E non si dice Brera nel caso Midoraita, allora anche Midrabanan non direbbe che si può dire Yesh Brera. Rava Amar Shani Atam de Bainan Rishit Shishara Nikarin. Rava invece vuole rispondere che lì in quel caso bisogna dire che siccome nel caso del vino samaritano, siccome c'è scritto nella Torah, Reshit Deganchavi Tzarecha, da ciò vediamo, impariamo che Shishiare Nikarim, cioè quando uno preleva un prodotto, una certa quantità di un prodotto, lui dice questo è Tromagdolà e questo. Lo deve prendere, Tromagdolà, metterla via. Poi dice questo Maaser Rishon, 10%, ciò che rimane. Prende il Maaser Rishon e lo mette via. Poi dice questo è Maaser Sheni, lo prende e lo mette da lato, lo mette da parte. Allora bisogna togliere ognuno separatamente, prelevare ognuno. E quello che rimane, rimane. E quello che rimane si chiama Shiarea, Shiarea Nikarin, che si vede ciò che rimane. Perciò bisogna separare. E quando si prelevano trumot masot bisogna separare le parti, togliere e rimane quello che rimane.
Ma qui quando lui dice, secondo il Meyer, che lui dice è una parte tale e Truman, una parte Maser Rishon, Maser Sheni, e tutto sta insieme nel vaso divino, non ha tolto nulla, non ha separato nulla, sta tutto mischiato insieme. Allora perciò dice che in questo caso non si dice Brera, ma in altri casi sì, si può dire Brera. Quello che dice qui Rama. Amale Abaye. E la meata, aiule fanafshne remonim shel teve. Uno aveva due melagrane di teve che non, dalle quali non è stato ancora prelevato nulla. Perciò sono teve, che sappiamo che è un grave peccato, non si possono mangiare. Adesso lui vuole mangiare, dice così. Im yarduk shamim hayom yeze truma arze. Se oggi pioverà, la prima melagrana è considerata Trumah, la seconda è quello che rimane, è Shiareah. Naturalmente dalla seconda anche deve prelevare Maser Shon Maser Sheni. Adesso Ve'im lo yarduk shamim, se oggi non pioverà, adesso è al contrario, Ye Zeh Yeh Trumah, il secondo sarà Trumah per questo. E questo sarà quello che rimane. Non so se avete capito. O se pioverà, allora il primo, la prima melagrana è Trumah, Trumah Gdolah, il resto è quello che rimane, da quale anche bisogna prelevare, ma diciamo non lasciamo perdere in questo momento. Uno è Trumah e l'altro è quello che rimane. Però se non pioverà, al contrario, la seconda melagrana è Trumah e la prima è quello che rimane, Shiareah. Adesso dice Abaye, chiede Abaye a Rava, Achinami ben yardu min lo yardu, dembi dvarav krum, vuoi forse dire che sia se pioverà, se non pioverà, quello che lui ha detto non ha importanza? Vechite ma Achinami, se vuol dire se infatti è così. Vatnan, adesso prima di continuare, vorrei chiarire un po' questo caso, perché quello che dice, cerca di dire Abaye è: siccome non è chiaro, non è evidente quale è Truma, perché forse pioverà, forse non pioverà, adesso in questo momento non sappiamo, è un caso in dubbio, e allora Abai cerca di dimostrare a Rava che siccome che Rava ha detto che deve esserci per forza una separazione, ma qui vediamo che anche se non è separato, secondo Abai è valido. E anche se vuol dire che quando non sono separati non è valido, adesso dimostrerà che c'è una braittà che, scusi, una Mishnah che dice che anche se non sono separati anche è valido. Vediamo subito. Però prima di continuare, adesso vorrei chiarire questa situazione. Per quale ragione Abaye ha portato questo caso che Lichorà, a prima vista, potrebbe sembrare che no, è un caso in dubbio, ma non è in dubbio. Lui prende una melagrana e dice: questa melagrana è Trumah se oggi pioverà, e se è il contrario, se non pioverà, l'altra è Trumah Gdolah. Aspettiamo fino a domani, perché quando lui ha detto questa una frase tale, e Hashem sa se domani pioverà, oggi pioverà o non pioverà. Comunque non lo sappiamo, domani lo sapremo. Ma se lui ha detto questa parola, che questo è Trumah Gdolah, allora quello diventa Trumah Gdolah. Va bene che a condizione se pioverà o non pioverà. Ma uno di questi due è sicuro che sarà Trumah Gdolah. Allora qual è il dubbio? Non c'è nessun dubbio. E Abaye era un Amorah Kadosh e io sono un semplice ebreo. Non posso neanche cominciare a avvicinarmi a Bai. Purtroppo loro Yaradi Sovdato non posso ancora capire esattamente l'intenzione di Abai. Perché come ho detto, in fin dei conti l'indomani si saprà, e uno di questi due è indubbiamente è Trumah Gdolah. E anche Rava sarebbe d'accordo con ciò. Perciò non capisco esattamente quello che Abai vuole dire qui.
Io ho detto il Pshat come si studia normalmente questa Gemara, però indubbiamente c'è un significato più profondo che ancora non ho potuto afferrare. Magari uno di voi può chiarirmi le idee, sarei veramente felice. Perciò adesso Abaye vuole dimostrare a Rava che guarda, c'è un caso, adesso ti dimostro che c'è una Mishnah che dice benché le parti non sono separate, con tutto ciò c'è il prelevamento e la separazione di tutto il Mot Masrot, anche se non sono prelevate, non vedi che ci sono separate. Adesso dice, Vatnana, abbiamo studiato la Mishnah. Trumata Kri Hase, Umasrotav Betocho. Kri vuol dire un mucchio di prodotto. E quello il padrone dice, Trumata Kri Hase, la truma di questo mucchio, Umasrotav, e le sue, e anche le Masrot, Maserishon e Maserishini, Betocho, stanno dentro. Utumat Maser Ze, questo è un altro caso, Rashi spiega che sono due casi. Utumat Maser Ze e Betocho, stanno dentro. E Rav Shimon Omer, Karashem, Karashem l'espressione vuol dire che quello che il prelevamento che lui ha effettuato è valido, vuol dire che adesso Truma ha ricevuto la Kedusha, la santità, anche Maserishon, perché Maserishon non ha una santità talmente grande, perché veramente anche un Israele potrebbe mangiare Maserishon, perché se uno preleva Maserishon e dopo separa Trumat Maser e lo dà al Cohen, può sempre dire a Levi, dimostrami che tu sei un vero Levi. Portami un albero genealogico, dimostrami che sei un vero Levi, se no lo può mangiare lo stesso, perché è Hulin. Dopo che lui ha prelevato il Trumat Maser di Maser Rishon, diventa Hulin. Però Maser Sheni ha una santità, che deve portare il Shonai e mangiare la Bidusha dentro la città di Shonai, eccetera, eccetera. Comunque, questa espressione Karashem è l'espressione che significa che ha preso vigore, ha entrato in vigore la santità di questi prodotti, di questi prelevamenti. Perciò vediamo che anche se sono mischiati assieme e non sono separati, però il prelevamento è entrato in vigore, è valido. Perciò non è come ha detto Rava prima, Sheshiarei Nikarim. Sì, Debainan Reshit Sheshiarei Nikarim, vi ricordate? Sì, Rav Amar Shani Atam Devayin Rishit Sheshayarei Nikarin, che ciò che rimane deve essere separato. Stiamo parlando del caso del vino del Samaritano. E siccome lì non sono separati, vuol dire Rava spiegare che Shimon ha l'opinione che lì nel caso del vino non può dire Yeshberah perché bisogna per forza separare. E dice Abai no, vedi che c'è una Mishnah che dice che si può, che la prima opinione è che anche si può prelevare anche se non sono separati. Spero che è chiaro. Risponde Agmarà, Shanatam, dica Svivav. E risponde Agmarà, che dica Svivav vuol dire e veramente sono sì separati. E veramente non sono così evidenti, ma sono sì separati, perché la parte sciarea, la parte che è rimasta Hulin, non è la parte che è risulta, che sono le Trumot Masot, che sono state prelevate, bensì ciò che rimane è tutto che c'ho intorno, attorno, mentre invece Trumot Masot stanno dentro e al centro del mucchio, perciò sì si può dire che sono separati. Questo che Rava potrebbe rispondere che c'è questo concetto che perciò si può dire che si sono separati. Bibai Tema, oppure un'altra spiegazione, che De Catani e Tama, oppure la ragione potrebbe essere, perché hanno detto, Amrur Amir, Iatamode Shema Ibaka Hanod Venimzaze Shotet Valim Nemafrea, non sei tu d'accordo che veramente non potrebbe fare così, perché se lui preleva Trumot Masrot del vino, stiamo parlando del vaso di vino,
che lui dice questo è Truman e questo è Master Shaw e questo è Master Chenet, e dopo non separa dal vaso nulla perché non c'è un recipiente e beve. Allora dicono gli altri Talaim, ma non sei preoccupato che forse questo lui adesso ha bevuto, però non ha separato. Adesso se questo vaso si rompe e tutto il vino si versa, lui avrà bevuto Tvalim, avrà bevuto Tvalim, Tvalim vuol dire che Tevel, che non è il prodotto dal quale non sono state separate, prelevate le Trumot Maserot, e perciò non è permesso farlo. Risponderà Meir, Bechshibakar, non mi preoccupo di questo, se succederà ci preoccuperemo allora. Nel senso che Rameir intende dire che non sono preoccupato di questo perché è un rischio troppo lontano, cioè la probabilità che si rompa è troppo piccola, perciò non sono preoccupato di questo. Ulmai desali kadati in meikara, debai ne reshit, sheshara nikarin, mai kamrelei. Ma secondo Chiara Gomorra, cosa c'entra questa spiegazione adesso che loro parlano De Shema Ibaka, no, eccetera. Cosa c'entra questo con quello che abbiamo studiato? Ti hanno chiesto De Baina Sheshara Nikarin. Bisogna vedere che. Mi ha spiegato che bisogna separare, bisogna vedere che sono state prelevate Trumot Masrot e rimane quello che rimane. E invece qui non rimane. Cosa c'entra adesso questo? Shema Ibakanot. Sponda Gmara, Achikamrelei. Questa è la spiegazione. Lady Dan Baina Reshit Sheshera Nikarin. Veramente noi richiediamo che l'alaha deve essere che bisogna sì separare quando si preleva la Trumot Masrot, bisogna separare e bisogna vedere che c'è una separazione e dobbiamo vedere che quello che rimane si vede che rimane, non che sono tutto mischiato insieme. Però Lady Dah, Vultam Dav, secondo te Rabbi Meir, Yeta modè shema ibakanot, venimsa shotet valim limafrea. Non sei forse tu preoccupato che questo vaso si romperà e tutto il vino si verserà e allora succederà che lui avrà bevuto anticipatamente avrà bevuto il vino, però questo vino adesso era Tevel, perché non ha prelevato Trumot Masrot, cioè l'ha detto ma non l'ha fatto. E allora, siccome è tutto mischiato assieme, così, vuol dire che lui ha bevuto Tevel prima. Amalai Nechshebaka, Amalai ha risposto, quando succederà ci preoccuperemo allora di questo. E vorrei provare di dire, forse, di spiegare la posizione di Rameir. Cerchiamo di capire un momento adesso la situazione un po' diversamente. Diciamo così. Che consideriamo adesso che quello che lui dice adesso io prelevo Truma, poi Maaser Rishon e Maaser Sheni del vino. Veramente non prelevo ancora. Il vino sta lì. Consideriamo che questo è tutto separato. Adesso io bevo quello che bevo, Rab Meir naturalmente è l'opinione di Yeshberar, perché quello che io bevo adesso è proprio la parte che rimane della rimanenza. Dopo che ho separato Trumot Masrot, va bene. Adesso questo vaso si rompe. Ma qual è il problema se si rompe? Io ho un vaso adesso che contiene Trumot Masrot e anche prodotto de Sciarea, quello che è stato dopo che è stato prelevato, Chulin normale. Ma io, siccome ho prelevato, e veramente l'alaha è che un Israele dopo che preleva la Trumah, per esempio, non c'è più responsabilità. Lo preleva, lo mette da un lato, quando viene qua se lo venga a prendere. Ma io non sono più responsabile per questo. È lo stesso caso qui. Io ho già prelevato. Va bene che non ho separato completamente, ma diciamo che ho separato e ho mischiato tutto di nuovo. Ma non c'è problema di fare questo. Perché allora l'alahà è che
tutto riceve un din di può diventare truma nuovamente. C'è un problema, dipende quante quale quantità, che il truma si divide battelli in 100. Se ci sono 100 oltre 100 parti, il truma è battelli. In questo caso non è il caso perché lui ha prelevato 2%. Comunque, diciamo che adesso abbiamo trovato una sacca che sono mischiate con il prodotto. Adesso se il vaso si rompe, non è Tevvel, lui ha già prelevato, perciò non avrebbe dovuto. Veramente non è che abbia avuto il vino che è Tevvel, perché è già stato separato, secondo me, Yeshbera, è solo responsabile del Cohen e delle vie a venire a prendersi le loro parti, ma se il vaso si è rotto, lui non è responsabile. Vorrei precisare che io ho tradotto Nod qui, Nod, ho tradotto vaso, ma non significa vaso, significa Nod a quei tempi era un sacco fatto di pelle, riempito usavano per riempire liquidi. E io ho tradotto vaso, veramente non so come si traduce un sacco di pelle. E adesso qualche sessione fa ho chiesto una domanda, ma nessuno ha neanche tentato di rispondere alla domanda. Abbiamo studiato che riguardo ai Glarufa e Irmiklat, che non si misura creando come un traforo attraverso la montagna, ma bensì si misura il pendio della montagna. Io ho chiesto da dove si potrebbe imparare questo dal versetto. Vi ho detto il versetto di Glarufa è Perek Kaf Alef, l'inizio del Perek, e c'è un versetto che dice: Viazuse kenecha veshoftecha, umadedu ele arim, asher sivot echalal, veyair akrova ele echalal, velakuzi kneair ahi eglad bakar, eccetera. Io penserei che si può imparare questo da ciò che dice qui, Umadedu ele arim, asher svivot echalal. La Torah avrebbe dovuto dire, Umadedu ele arim, akrovot echalal. Akrovab, come dice il versetto, Vaya ira krova. E cosa c'entra qui, asher svivot echalal, intorno al halal? Se c'è scritto qui, svivot, saviv, e dà come un'idea di un cerchio attorno a Halal. Un cerchio è più di 3 volte più lungo di una linea dritta. Perciò si può capire da ciò che Sivot vuol dire che è una distanza maggiore di qualcos'altro. E forse da qui si poteva imparare, cioè Sivot a Halal si misura la distanza la più lunga, la più grande, si misura il pendio stesso e non la distanza orizzontale, come ho detto, e come parallela al livello del mare. Beh, terminiamo qui. Shashem Yishlach, bracha v'tzlacha v'chol ma'aseh yedechem. E vi ringrazio per l'ascolto.